Anche quest'anno, come da tradizione, tutto il mese di agosto sarà importante per i fedeli e per i visitatori del santuario del Beato Sante, dove la natura, la comunità francescana, l'arte e l'abituale gentilezza sono pronti per accogliere migliaia di ospiti. Pace e bene. Il santuario del Beato Sante si sta preparando a celebrare il mese di agosto, che è il mese più significativo di questo santuario. E il motivo è semplice, perché il Beato Sante, il cui corpo è custodito qui nella nostra chiesa, il Beato Sante è morto, è passato al cielo, la notte tra il 14 e il 15 agosto del 1294, accolto da Maria Santissima nella festa dell'Assunta, Maria di cui era profondamente devoto e che è stato il motivo ispiratore di tutta la sua vita. Ecco, intorno a questo evento, la morte del Beato Sante e la sua festa, poi si sono inanellati tanti altri momenti significativi, il voto di Monbaroccio, altre giornate come la festa dei bambini. Il Beato Sante ha avuto sempre un'attenzione particolare per i bambini e poi anche per gli anziani, i malati, eccetera. Dunque un mese pieno, tutte le domeniche piene di iniziative per il Beato Sante, e con un duplice significato. Direi prima di tutto un forte richiamo alla santità. I santi ci richiamano all'essenza della nostra vita, l'incontro con il Signore. La pienezza della vita ce l'ha soltanto il Signore Gesù. Come ha fatto il Beato Sante, siamo invitati a fare anche noi. E poi una relazione profonda con il creato. Siamo in un ambiente bellissimo che i frati per secoli hanno conservato, queste piante che hanno difeso anche in momenti drammatici come quelli della guerra e altre situazioni simili. Ebbene, questo luogo ci parla dell'amore di Dio, del creato, attraverso il quale noi possiamo giungere a conoscere anche il Signore e apprezzarne la bellezza, la tenerezza, l'amore che ha per noi. L'invito dunque a partecipare a queste feste del Beato Sante e a godere appieno della bellezza della natura e questo forte richiamo alla santità. Questo è il programma del mese di agosto 2024 al Santuario del Beato Sante di Monbaroccio. Venerdì 2 agosto, perdono di Assisi. Domenica 4 agosto, festa dei bambini e delle famiglie. E dalle 8 alle 20, fiera con espositori di prodotti tipici. Domenica 11 agosto, 507° pellegrinaggio votivo di Monbaroccio. E dalle 8 alle 20 fiera con espositori di prodotti tipici. Mercoledì 14 agosto, pellegrinaggio francescano di Castelvecchio e transito del Beato Sante. Giovedì 15 agosto, solennità dell'Assunzione di Maria. E dalle 8 alle 20 fiera con espositori di prodotti tipici. Sabato 17 agosto, pellegrinaggio di Monte Felcino. Domenica 18 agosto, pellegrinaggio di Monte Fabbri. E dalle 8 alle 20, fiera con espositori di prodotti tipici. Domenica 25 agosto, festa del ringraziamento, giornata dei malati, degli anziani e dei disabili. E dalle 8 alle 20 fiera con espositori di prodotti tipici.